Buon pomeriggio, benvenuto a tutti. Grazie per aver partecipato a questo primo incontro con la Consitec. Sono Marta Pibia, mi presento, responsabile Sales e Marketing della Consitec, e qui insieme a me è responsabile Area Finance Francesco Cerminara. Benvenuto, Francesco. Buon pomeriggio a tutti e grazie Marta per l'introduzione. Durante il corso di questo webinar abbiamo considerato, visto un pubblico estero, di effettuare brevi recap anche in lingua inglese. Andiamo a vedere insieme quali saranno le tematiche che andremo a affrontare oggi durante questo primo incontro. Innanzitutto vedremo quali sono le possibili soluzioni che ci aiutano ad adattare i processi e le funzionalità standard di NetSuite ai requisiti locali italiani. Poi andremo a vedere quali sono di fatto i requisiti locali di base previsti per l'Italia e poi insieme a Francesco andremo a vedere un breve esempio direttamente a sistema su come adattare un processo standard su un requisito locale. Prima di iniziare però due informazioni sulla Consitec per chi non avesse ancora avuto il piacere di fare la nostra conoscenza. Dal 2018 siamo diventati solution provider anche per ora con NetSuite e al contempo siamo diventati anche customer, quindi abbiamo deciso di acquisire anche internamente la soluzione per la gestione del nostro business. Siamo Oracle partner, forniamo servizi professionali sulle due piattaforme Oracle GD Edwards e Oracle Analytics da ormai diversi anni e abbiamo presenza operativa in Italia e in Svizzera. A questo punto lascerei la parola al mio collega Francesco. Prego, Francesco. Grazie Marta. Bene, come anticipato dalla mia collega, adesso entreremo nel dettaglio del webinar andando a vedere quelli che sono i principali processi che abbiamo dovuto integrare con alcune delle nostre feature. Partendo da sinistra abbiamo l'area sales, quindi il flusso del processo vendita, poi abbiamo l'area purchase, quindi tutto il modulo acquisti. Per quanto riguarda la dichiarazione IVA, anche qui abbiamo dovuto fare delle integrazioni. Statuto RGL, quindi chiusura di scritture di fine anno e stampa bollato, anche qui ci sono dei piccoli add-on che abbiamo dovuto installare. Per quanto riguarda il modulo Cespiti, NetSuite già gestisce totalmente a standard questo tipo di modulo. Abbiamo dovuto fare anche qui però delle piccole integrazioni per quanto riguarda la stampa e infine andremo a vedere poi i restanti dichiarativi, Intrastat ed Esterometro. Salvatore, please. Thank you, Francesco. Yes, just a brief recap in English for our attendees which do not understand Italian. In this first slide, what we can see is all the processes which are subject to more or less local requirements here in Italy. So from the sales side, we have requirements related on next numbering. We have requirements related to electronic billing for Italy, to electronic cash receipts and so on, VAT. Purchase, same thing, next numbering, electronic payment, withholding tax management, VAT management. Then we have requirements on the general ledger, statutory reporting, fixed asset, and also some other reporting. Overall, the important thing and the logic is that there is alternative to localize NetSuite. Yes, there is alternative, and the alternative is to use standard feature and just fulfill those gaps which are not fulfilled by standard features of NetSuite. Grazie Salvatore. Qui vediamo i principali processi un po' più nel dettaglio. Partendo dall'area sales, di fatto il primo punto che è la rinumerazione secondo le logiche dei registri IVA è già coperto totalmente da un bundle standard di NetSuite. L'electronic invoice single output, ovvero la generazione delle fatture attive in formato XML, ecco qui NetSuite ha già un suo processo standard, ovvero il motore. Quello che abbiamo fatto è stato chiaramente integrare invece il tracciato XML secondo le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate. L'Electronic Invoice Massive Generation è invece una nostra suite che abbiamo creato con lo scopo di consentire ai nostri clienti di generare in maniera massiva le fatture in formato XML, in quanto da standard NetSuite ad oggi c'è la possibilità di fare la generazione per singola transazione. Quarto punto e quinto punto, Customer Master Data for e-bill and Electronic Cash Receipts, quindi gli incassi automatici come SEPA, Direct Debit e ricevuta bancaria. Anche qui in realtà c'è già una feature standard di NetSuite e quello che abbiamo fatto è stato poi integrare con il tracciato secondo le specifiche tecniche delle banche.
La stessa cosa vale per l'area purchase, quindi per il flusso acquisti. Anche qui abbiamo dovuto integrare con una piccola feature quella che è la numerazione delle fatture passive registrate, con lo scopo di andare a coprire i requisiti di stampa di registri IVA. Sia per electronic payments, quindi processo di generazione del tracciato CBI. Anche qui c'è già uno standard NetSuite e quello che abbiamo fatto è stato poi integrare con il tracciato CBI. VAT codes invece gestione e diciamo codifica dei codici IVA, NetSuite standard ricopre già tutte le casistiche italiane, Vendor Bill Credit Memo, Inbound XML Integrations, anche qua per quanto riguarda l'importazione delle fatture passive partendo dal tracciato XML e l'integrazione delle transazioni in reverse charge, qui NetSuite ha già un motore che consente sempre la generazione del tracciato XML. Chiaro che come per la stessa cosa, come per l'area sales, diciamo che non c'è ad oggi in NetSuite il tracciato previsto dall'Agenzia delle Entrate, per cui anche qua abbiamo dovuto integrare con le logiche di importazione italiane. Gli ultimi quattro punti sono invece legati alla ritenuta d'acconto. Di base lo standard NetSuite gestisce già pienamente la ritenuta d'acconto in fase di registrazione di fatture passive, consentendo proprio la rilevazione della ritenuta all'atto del pagamento, per cui con la competenza corretta. Quello che non ricopre, diciamo, è lo stesso flusso sulle note credito fornitori, per cui di base quello che abbiamo fatto è stato integrare con quello che mancava, anche se NetSuite ha già annunciato un enhancement a tal proposito. Quello che è importante sottolineare per entrambi i moduli sono le logiche che abbiamo deciso di adottare, in quanto di base il cliente può decidere cosa installare. In sostanza, abbiamo deciso di creare dei bundle specifici per ogni processo, così è proprio il cliente che va a decidere cosa installare e cosa no. Un esempio pratico è proprio quest'ultimo, quello delle ritenute d'acconto. Ci sono stati clienti che, ad esempio, avevano un volume di 10 fatture l'anno, motivo per cui hanno deciso di non installare il nostro bundle e di andare avanti con quello che NetSuite ha già a standard. Salvatore? Yes, Francesco, thanks. So again, if we look at these two processes, I mean, NetSuite obviously does manage, as you all know, most of the processes on the sales cycle, on the purchase cycle. So by looking at those standard processes, then we just added those additional features which are currently missing. An example is on the sales side where okay, on the next numbering, invoice credit memo is managed standard, that is not an issue. But on the electronic invoice generation and electronic payment generation, we have used standard bundles of NetSuite and we just added those additional features in order to fulfill those gaps in terms of output documents. So the logic is use the standard and build only those additional features to the standard engine. On the purchaser side, again, also here with the same logic, we use all the standard features in terms of vendor bill, vendor credit, VAT codes, withholding tax, and for each process, we just fulfill those gaps with additional features to the standard process. So the logic is to have small bundles, okay, and install only what is needed. Grazie Salvatore. Andiamo avanti con i restanti processi che andremo a vedere oggi per quanto riguarda la dichiarazione IVA e la gestione appunto dell'IVA. Ecco, NetSuite Standard ha già una sua interrogazione sia per quanto riguarda i registri IVA vendite che i registri IVA acquisti e ha anche già un suo riepilogativo, il VAT Summary, già totalmente gestito a standard. È chiaro che avendo poi noi la logica di stampa registri IVA per tipologia di registro, quello che abbiamo fatto è stato integrare con delle stampe dedicate con lo scopo di coprire quello che è il requisito locale italiano. E la stessa cosa vale per la liquidazione IVA contato di tracciato XML per quanto riguarda la liquidazione IVA trimestrale. Next domain, quindi general ledger e le scritture di chiusura di fine anno. Ecco, la stampa del libro giornale. Anche qua in realtà NetSuite ha già due feature standard che consentono sia la rinumerazione delle transazioni di contabilità generale, chiamata GL Book Next Numbering, e poi ha già una sua interrogazione a video, il statuto di GL Inquiry. Per quanto riguarda poi la stampa vera e propria con la gestione dei saldi di periodo, abbiamo invece dovuto integrare noi una stampa che rispecchiasse quelle che sono le richieste e le specifiche italiane.
Per quanto riguarda invece le scritture di chiusura di fine anno, Nexio ha già una sua procedura standard che consente di chiudere l'anno e riaprirlo in maniera automatica. Il modulo Cespiti invece anche qui a standard Nexio gestisce già totalmente il mondo Cespite. Diciamo che quello che abbiamo fatto è stato creare le regole di ammortamento specifiche secondo local italiano e per quanto riguarda il fixed asset book, ovvero la stampa del libro Cespite di fine anno, quello che abbiamo fatto è stato semplicemente tradurlo, in quanto ad oggi non c'è una stampa del libro in italiano. L'ultimo dominio sono invece la dichiarazione Intrastat, che anche qua è totalmente gestito standard. Di base, quello che dobbiamo fare è semplicemente mappare a livello di item quelli che sono i dati utili alla dichiarazione Intrastat. Per quanto riguarda invece l'esterometro, che diventerà obsoleto dal 2021, abbiamo semplicemente creato una sales search, che è una tipologia di estrazione in Nexio che consente di estrarre i dati nel formato richiesto. L'Italian Localization Navigation Portal, anche questo è una standard feature di Nexio che ci consente invece di raggruppare tutto ciò che è utile per la localizzazione italiana in un unico punto del menu. Salvatore? Thank you, Francesco. And yes, again, also for these other topics and the processes for VAT management. Obviously, once you have configured the next numbering with the correct way, I mean, sales VAT book, purchase VAT book, VAT summary, these are already available online. Obviously, you know, the printout, according to the local requirement, are not sufficient, the online report available. So, in that case, we have created two additional reports in order to print, you know, according to the Italian rules. Same thing for the GL statutory book and the GL year-end close. These are standard features of Nexio. So the standard feature for next number of transaction, the standard feature for year-end and new year closing and opening. The only report which has been built is the statutory GL book printout in PDF. So, but the logic is that the basic information is always standard NetSuite process and standard NetSuite information, no redundancy of data. For fixed asset, the module really does manage everything that is required in Italy. The only thing missing is the amortization rule, but with a flexible way of configuring this, so it is sufficient to configure new rules for Italy, like there is already standard for other countries. And the fixed asset book, it is sufficient, it just needs to be translated into Italian. And also for other topics, such as Intrastat and Esterometer. Intrastat is there already. Obviously, it is standard, it is only working properly with the item configuration, but in any case, it is the feature. And the Esterometro, which is still a requirement this year, it will be out by the end of this year because foreign invoices will have to be managed within the XML invoicing. So, and the Italian localization navigation portlet, this is a standard feature where you can put together, you know, all your local requirement reporting in one single point. Grazie Salvatore. Adesso entriamo nel dettaglio del processo Sales. Ecco, questo è il Navigation Portal che diceva poco fa Salvatore. Come potete vedere, l'abbiamo chiamato Italian Localization e abbiamo raggruppato quelli che sono un po' tutti i requisiti locali italiani. Entrando nel dettaglio del modulo Sales, possiamo vedere come in realtà, per quanto riguarda la rinumerazione delle transazioni per rispettare il registro IVA, non vi è alcun gap. L'Electronic Invoice Single Output, quindi la generazione del tracciato XML delle fatture attive, è gestito direttamente da questo standard bundle di NetSuite, l'11676. Quello che abbiamo fatto noi sulla base del bundle standard è stato creare il nostro bundle, che è quello successivo, il 372354, con lo scopo di consentire ai nostri clienti di generare in maniera massiva i tracciati XML di tutte le transazioni attive. Customer Master Data for e-billing SEPA Direct Debit, anche per la gestione delle Electronic Cash Receipts, che è anche il punto successivo, anche qui ci siamo appoggiati a quelli che sono i due standard bundle di NetSuite, sempre l'11676 e il 339110. Entrambi i bundle potete trovarli nei cataloghi di NetSuite, quindi diciamo che l'obiettivo era proprio quello di farvi vedere quello che abbiamo dovuto customizzare noi in questo caso.
Salvatore. Thank you, Francesco. So going a little bit more to detail on this example on how to adapt local requirement with standard features needed to be taken, for example, the sales process, where we have a requirement for next numbering and that is not an issue with standard process. Then we have a requirement for electronic billing and there is a standard bundle to, for electronic billing. There is, we have a requirement for SEPA cash receipts and direct debits, and there is a standard bundle. We build on the standard bundles the electronic invoice message generation in order to facilitate the end user to manage multiple invoices rather than doing one invoice at a time. But the logic is add to the standard what is missing. Grazie, Salvatore. Qui entriamo maggiormente nel dettaglio. In verde vedete che abbiamo messo in evidenza quello che il bundle standard di NetSuite già dà a sistema. Come potete vedere in basso a sinistra, nell'anagrafica del cliente aggiunge un suo subtab standard chiamato eDocument, all'interno del quale è possibile configurare un eDocument package. Quello che abbiamo fatto noi con il nostro bundle in rosso è stato integrare tutti quei campi utili alla generazione del tracciato XML. In questo caso specifico abbiamo messo in evidenza il codice SD conosciuto da tutti e il formato trasmissione che come ben sapete può essere di tipo che può essere verso i clienti privati o verso la pubblica amministrazione. Sulla destra vedete un'altra feature standard di NetSuite che è i document templates. Anche qua i document templates non è altro che il contenitore all'interno del quale noi abbiamo sviluppato il tracciato XML secondo le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate. Salvatore. Thanks, Francesco. So looking at this example of the, what is the gap between standard bundle and the local requirement in terms of electronic billing. If you look at the customer master data for electronic invoices, when you look on the green side, you see once you install the bundle, you can see already the feature on the customer master data. And our bundle, we just add those missing fields. We add those missing templates which are missing in the standard bundles for the invoice generation. So that bundle is an engine to generate XML output and inbound output, and we just have to add those features which are missing for the Italian market. Grazie Salvatore. Andiamo avanti con la fatturazione elettronica. Qui continuiamo e vediamo sempre la differenza, ovvero in verde, in alto sulla destra, vedete che di base NetSuite sulla transazione invoice aggiunge questo bottone chiamato Generate Document che consente la generazione della singola transazione in formato XML. Ecco, in rosso invece vedete la dashboard che abbiamo creato noi, l'Electronic Invoice Generator, dove di base diciamo che il motore sotto è sempre quello standard di NetSuite. Quello che abbiamo fatto noi è creare questa dashboard con lo scopo di consentire ai nostri clienti di generare in maniera massiva più fatture nello stesso momento e anche il download. Thank you. So remaining on the electronic billing cycle, again, you know, when we look at the standard bundle feature, okay, once it is installed, it is already available on the invoice form, you know, the generate document button, and that is already, it works already by one invoice at a time once the template and the package is built. And on the other side, with our bundle, we have created this with this dashboard in order to facilitate the user to generate massively the invoice, but at the end of the day, the engine behind it is always the standard engine. So we are not using custom engine to generate XML invoice. Grazie, Salvatore. Passando invece alle electronic cash receipts, possiamo vedere come il bundle standard di NetSuite mette già a disposizione la gestione delle banche a livello di subsidiary, le cosiddette company bank, e ha già un'applicazione all'interno del quale mette a disposizione tutta una serie di tracciati utili alla generazione dei pagamenti elettronici in maniera massiva. Quello che abbiamo fatto noi è stato creare i tracciati DOC utili all'Italia e successivamente in basso sulla destra vedete come abbiamo aggiunto i diversi campi oltre a quelli che già proponeva lo standard, sempre con lo scopo di far accettare il tracciato dalle nostre banche. Salvatore. Yeah, and then looking at the sales cycle, if we look at the cash part of the sales cycle, so electronic cash receipts, again here, there is a standard bundle to the manage, which is called advanced payments. This bundle manages cash receipts and manages also automatic payments for the vendor. So it's one bundle for the two processes. So again here,
The engine is already there. It has got already a lot of templates for many countries, the ones for Italy missing. So here, the only thing we did, we added those additional information required by the Italian local banks in terms of direct debit and WIBA electronic drafts. Grazie Salvatore. Ora andiamo a vedere un esempio a sistema. Okay, here we are in a Constex sandbox environment, which is our sandbox environment, and this is an application that you can see the customer master data. Here below, you can see the e-document sub-tab where we have the standard fields of NetSuite, and here you can see our custom fields that we have added in order to manage the XML and trace. In the document package, yes, we have created our document package, okay? And in this document package, we have built the e-document template. And this is the document template that we have built for Constex and also for our customer. Here below, you can see the XML trace, and this is where NetSuite recover the XML trace. On the invoice, here you can see the Generate Document tab button, and this is the button that the standard NetSuite provide for the generation of XML trace. Here you can see the electronic invoice generator dashboard. Here is where our customer can generate in massive way all XML trace and send them directly to revenue agency, or otherwise they can download them if they prefer. About payment file format list, yes, when we install this bundle, the payment bundle, NetSuite had a set of application, and here below you can see the payment file format list, where you can see all the standard template that NetSuite provide for their customer. And what we did is just to add our payment file format trace. And this is an example of a payment file format trace where you can see the XML trace built by our developer. So if you want Marta to conclude the webinar. Quindi se avrete bisogno di avere maggiori informazioni rispetto a ciò che abbiamo mostrato oggi durante questo webinar, i bundle Consitec vengono rilasciati ai clienti che richiedono i nostri servizi di supporto, quindi per localizzare la soluzione. Non li troverete nell'elenco delle suite app, quindi if you want, Salvatore, conclude. Sì, ecco Salvatore, temo che non ti sentano, in questo momento abbiamo il microfono chiuso. Ok, this is the live result. Okay, yeah, so we're saying, I mean, this it was just a way to show and start to share with the market on how you can localize NetSuite with alternative solutions. You can start with standard features and processes and understand, once you understand what are the gaps, okay, there's no need to create invasive installation of programs. You just need, you know, just need to fulfill those gaps in a precise way. And in the next, as Francesco was saying before, and Marta, in the next month we're going to share, and we're going to share with the participant also on how to localize on VAT, GL, fixed asset and purchasing. There are gaps there. There's a way to localize that. And above all, most important is that if you need help to localize NetSuite in a more efficient way, do not hesitate to contact Marta, to contact our marketing department or any one of us in Consitec. And we will be more than happy to share with you and understand how we can help you, your business, your how to more efficiently use NetSuite in the local market. Thank you very much, Marta. Thank you, everybody, grazie for your time, and I wish you all a nice evening. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.